Allora, adesso vi parlo di una cosa. Stamattina mi sono detto, ok, mi metto al lavoro sul discorso di alza e Bluetooth senza pulse audio, perché qui è una cassa Bluetooth. E ho detto, facciamo un po' di prove su questo, che è un muletto, per così dire, una macchina che uso per fare le prove, un dual core. E mi sono detto, ok, lavoriamo qui su alza e pulse audio. Senza pulse audio, anzi, per funzionare con il Bluetooth. Cosa succede? Che avevo un problema con il touchpad, perché questa macchina è stata installata di recente, da zero, è una Devuan, ultima versione, ripeto, Devuan, non Debian di merda, ma Devuan. E però il touchpad, come al solito, funziona, ma non aveva il tap to click, che è quella cosa che tu clicchi qua e lui clicca. E a me rompe effettivamente il cazzo usare i tastini e dovermi spostare ogni volta per cliccare, oppure dover usare il pollice, che è un bordello. Quindi tap to click va abilitato di default, Devuan non lo abilita di default, a quanto pare non lo abilita di default nessuno. Quindi mi sono detto, ok, cerchiamo di capire come cazzo si abilita il tap to click e andiamo a vedere. Cosa succede? Succede che spuntano 40 milioni di pagine web di gente che impazzisce per settare il touchpad, che risalgono al 2011, 2012, 2015, ma niente di recente. Niente di recente perché? Oddio, c'è qualcosa di recente in effetti. C'è una pagina di Merdebian, se non mi sbaglio, che ne parla. Vabbè, io adesso non la trovo. C'è Arch Linux che, come al solito, se ne escono usate systemd, quindi vaffanculo Arch Linux. Poi, per quanto riguarda, vediamo un po', Debian parla di alcune cose. Adesso non mi ricordo più qual è il cazzo di chiave di ricerca che avevo usato. Vediamo se trovo. Activate click on touchpad. Uso Debian e qui parla di vari settaggi da dare. Ecco qui, per esempio, di creare questo user share x11 xorg conf 50 synaptics, di copiarlo in x11 xorg conf, cosa che ho fatto, riavviato la macchina, non funziona un cazzo. Quel file viene completamente ignorato. Allora vai a toccare la sezione input, la vai a sistemare così, riavvi la macchina e non funziona un cazzo. E niente da fare, io ho qua tutti i passi che ho fatto. Poi mi sono detto, ecco, devo cercare questa pagina web di Debian dove parlano di queste cose da installare, ma io ce l'avevo. Ah, eccola qua, Synaptic Touchpad. Debian 9 Stretch. In molti casi fai in modo di avere questi tre pacchetti installati e non questo. Quindi questi tre, ma non questo. Ok, cosa che ho fatto? Poi sono andato a leggere qua e qua mi dice, non, qua, mi dice delle grandissime stronzate, cioè qua non, praticamente non mi spiega un cazzo di niente, perché mi rimanda a una descrizione generica di questa cagata che non serve assolutamente a nulla relativamente a quella che è il settaggio di un touchpad. Quindi che cazzo mi metti qua? In most cases mi dice, in most cases mi rimanda all'libinput. Perché Xorg è cambiata e adesso gestisce con libinput, non usa più il driver sinaptico e dice is being superseded by the new libinput driver, eccetera, eccetera, che provide lower access level, bla 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 bla. Fatto sta che non funziona né l'uno né l'altro, perché io vado a modificare i file di configurazione in base a quello che dice questo libinput di merda. Sezione input class eccetera, così non va bene, già provate non funziona. E allora su Debian 9 is using lead input driver, io metto questa cagata qua dentro, faccio questa cosa, faccio ripartire di nuovo quello che è l'IDM oppure riavvio la macchina, quel cazzo che ti frega, e non succede una beata minchia, tu clicchi e non fa un cazzo di niente, ok? Qui adesso sta funzionando perché io l'ho già risolto questo problema. Come l'ho risolto? Mi sono detto, dopo varie prove che sono tutte qua, che sono tutte qua, installo in server Xorg Ximput Synaptic che non c'era, quindi non beccava manco i driver del touchpad, che però funzionava lo stesso.
Quindi Sync Client a un certo punto mi funziona, quindi con Sync Client potevo gestire alcune cose, ma ancora non sapevo come. Quindi ho detto, ma c'è Xinput, quindi andiamo a installare Xinput, perché Xinput logicamente è supportato dal sistema, il sistema funziona da Xinput, però non c'è nessun cazzo di comando Xinput di default, bravi stronzi. Quindi vai a installare apt-file search, quindi poi lo trovi, lo installi, ti fai la lista, ti trovi i bottoni di configurazione, di funzionamento, e non funziona un cazzo. Allora cosa fai? Beh, allora seguiamolo tu. Andiamo in user share x11.log solconfd. E ci sono questi qua, c'è libinput che gestisce libinput e c'è 70 synaptics.conf che gestisce il touchpad. Ok? E se io li vado a vedere sti file, adesso vediamo se riesco ad andarci qua con questo cazzo di stand che sto usando per il telefono, cd user share x11 xorconfd. Qua c'è un porcaio, c'è questo che è libinput che ha questa roba qua. Questa è la parte che ci interessa perché riguarda il touchpad gestito con libinput. E cosa ho dovuto fare io? Alla fine l'ho dovuto commentare via perché non funziona un cazzo. Ok? E perché non funziona un cazzo? Non lo so. Mentre la configurazione, porca troia, del touchpad c'è scritto qua che è questo file synaptic, porca troia, scrivere con una mano sola è un macello. Ecco qua, qui dice che è un esempio e che non va modificato questo file, ma va copiato dentro x11 xorconf, quindi va creata questa cartella e questo file va sbattuto là dentro e poi va modificato. Io l'ho fatto e non funziona un cazzo. Quindi alla fine l'ho lasciato qui così com'è, senza toccare niente, e non funziona un cazzo. Ok? Alla fine, che cosa ho dovuto fare per fare funzionare sto cazzo di touchpad? Ho dovuto far sì di eliminare questa roba da libinput, quindi non usare libinput, installare la libreria per usare Synaptics con x11 come una volta, fottermene di questo file, poi vi dico perché, e usare il cazzo di Sync Client. Il Sync Client mi dà tutta una serie di merdose opzioni che scorrono fuori schermo, tra cui Tap button 1, che uno deve andarsi a immaginare che serve per abilitare questo cazzo di tap button, perché sono tre bottoni. Io che cazzo ne so, 1, 2 e 3, posso immaginare 1, 2 e 3. Va bene, alla fine dentro un file, dentro uno di questi, trovo che qualcuno ha fatto questa cosa, vaffanculo Reddit, ha fatto questa cosa con Sync Client, quindi ho dovuto far funzionare Sync Client, il quale mi diceva attaccati al tram perché Sync Client funziona se hai i driver Synaptic e non Xinput nuova che si sono inventati giusto per rompere il cazzo alla gente, perché il touchpad prima di questo funzionava, tu andavi in system su qualsiasi sistemi, preference, hardware, che adesso una volta era un menu unico, adesso hanno trasformato in 40 menu del cazzo. Poi vai su mouse e qui trovavi l'opzione che ora non esiste più. Enable mouse click with touchpad, che adesso compare. Perché? Perché ho dovuto installare quella cazzo di libreria, puttana del... Vabbè, ok, va bene? E quindi da qua adesso si può fare, perché voi installi quella libreria, tiri sul sistema in quel modo e t'attacchi. Io mi sono detto, ok, ho un Windows Manager qua che è Enlightenment, che probabilmente non ha neanche questo settaggio che prima era System Preferences e spuntava e invece adesso deve entrare in 47 altri menu. Ok? Quindi ho detto, come faccio a dire a Sync Client di mantenere una di queste opzioni? Perché avevo anche un altro problema qua. Qui ho lo scroll, vedete, io faccio così e la finestra fa lo scroll. Io non uso lo scroll a due tasti, anche se funziona, perché mi viene comodo con questa mano, mentre sono qua che scrivo, fare così e fare lo scrolling. È una cosa super semplice. Per abilitare questa cosa, vabbè, c'è un'apposita opzione che adesso non ricordo, ma soprattutto io avevo questo problema, che l'area di scroll iniziava qua. Questo è, diciamo, lo scroll normale. Se ti sposti un pochetto non funziona più, si muove il mouse. Se ti sposti
invece leggermente così ti si muove bene, ok? A me lo scroll iniziava qua. Questa cosa è una rottura di cazzo perché io sto lavorando con il mouse e invece da qua mi si mette a scrollare. Quindi dovevo allargare la sezione di utilizzo del touchpad fino alla fine. Vallo a fare sta cosa, porca puttana. Alla fine sono riuscito a farla tramite quello che è l'opzione bottom edge, no, right edge, che ho settato a 6100, era 5000 qualcosa, quindi era metà del touchpad e quindi praticamente io potevo fare scroll facendo qui praticamente ed era una stronzata. Vabbè, questo non è il problema è come salvo queste impostazioni. Da tutte le parti leggo. Le devi andare a mettere in questo coso qua, ok? Oppure le devi andare a mettere in 70-synaptics.conf che va copiato nella etc/x11/xorg.conf.d perché altrimenti ti viene sovrascritto dal sistema. Ho fatto pure questo, e infatti qua c'è. Ok? Le due opzioni che volevo salvare sono qui. Riavvii e non funziona un cazzo. Praticamente io l'unica cosa che ho potuto fare in questo fottuto sistema è ogni cazzo di volta dovergli dare queste benedette opzioni a mano, cioè sync client, tap to click, tap button, mi ricordo adesso, non mi ricordo neanche più, capito? Ho dovuto farmi una specie di script, ok? Ve lo mostro perché? Perché ho detto ok, allora io questi due comandi che do li metto in xinitrc. No, in xinitrc è sbagliato perché va messo in xsessionrc. Quindi cat, esco da qua, torno nella mia utenza se ci riesco. Io l'ho messo in xsessionrc e vi faccio vedere se ci riesco la versione vecchia dove cazzo è il tilde maledetto. Ecco. Avevo messo i due comandi dentro xsessionrc nella maniera che segue per capire, specialmente per capire se veniva eseguito questo xsessionrc. Ok? Qui c'è il primo comando, qui c'è il secondo comando e poi c'è un touch su un file temporaneo giusto per capire se xsionrc viene effettivamente eseguito. Reboot, il file temporaneo spunta. Qui non c'era ancora il path e il touchpad non funzionava un cazzo. Ok, quindi allora dico, va bene, aggiungo il path perché non vorrei che magari non c'è il path. Aggiungo il path, reboot e non funziona un cazzo. Quindi xsionrc in questo modo continua a non funzionare un cazzo. Cioè questo comando touch viene eseguito, ma questi due no. Ma che cazzo succede? Che cazzo succede? Mi sono detto. Non è che forse il sistema si alza troppo velocemente, viene su troppo veloce e quindi questi due comandi vanno in qualche modo in errore, avrebbero bisogno di aspettare un po' di più per essere eseguiti? E allora mi sono detto, va bene, allora facciamo un cazzo di script che chiamerò con una mano sola, barra user, se riesco a scrivere, barra local, barra bin, barra, se non mi sbaglio, l'ho chiamato sin merda. Ho creato questo script sin merda, che è quello di prima più uno slip 5. Mentre nell'xsionrc ci ho messo la chiamata a sin merda. Ho riavviato e finalmente funziona. E io mi domando, ma come cazzo è possibile che abbiano sfasciato tutto in questo modo? Hanno sfasciato tutto. Qua c'è l'elenco di tutte le cose che ho dovuto fare per sistemare sto cazzo di touchpad, un bordello immenso. Io ho dovuto perdere praticamente una mattinata che avrei dovuto dedicare al discorso alza Bluetooth senza pulse audio. Ho dovuto dedicare una mattinata solo per fare funzionare sto cazzo di touchpad. E questo è quanto. Questo è l'andazzo di Linux in questi ultimi mesi, anni. Si sta riempiendo di bloatware. Cose semplici vengono inutilmente complicate. Una volta noi avevamo un file di configurazione che si chiamava /etc/xorg.conf. Tu toccavi quello e settavi ogni cosa. Oggi bisogna solamente morire. E detto questo, vi saluto.